appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono aggredite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Faccio il nome di un giocatore di fatica, Jordi Alba. Corre come un treno e cerca spesso la sovrapposizione, risultando molto efficace sulla tre quarti. La squadra oggi potrebbe beneficiare tantissimo delle sue incursioni sulla fascia. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. Errore qui, pallone sprecato. Agi. Puskas. Pallone interessante, in verticale. Un recupero provvidenziale. Allontana. Lo sposta di peso e gliela porta via. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. E passa! Mikel Oyarzabal. Scodella in avanti. Vede lo scatto e cerca la profondità. Llorente. Agi. Prova a darla profonda nello spazio. Si libera la grande. La mette in aria. E questo è il passaggio primitivo. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Thiago. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Sceglie di andare per vie verticali. C'è il retropassaggio. Azpilicueta. La butta in mezzo. È fuori gioco per lui. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Se ne va. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Calcio di punizione per la Spagna. Non si fa attendere troppo l'arbitro, ecco il responso. Inappellabile, espulso. Game over per lui. E ora dovranno giocare il resto della gara 10. Ci prova con... Può provare! E c'è il gol della Spagna! Primo gol per la Spagna. Si riparte dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Llorente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mikel Oyarzabal. Pallone interessante, in verticale. L'inserimento perfetto, Fabio. Occhio alla conclusione. E il pallone finisce in rete. Un 1-2 veramente da KO. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Tiro di Puskas! Ce l'hanno fatta! Smarcatissima, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Si ricomincia con un solo gol di scatto. Questo gol costringe l'avversario al fallo.
Avvia in dribbling. Agi, prova a darla profonda nello spazio. Ci trova la conclusione. Tiro davvero da dimenticare. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Vediamo se può capitalizzare. Occhio, può andare, può colpire. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la reggia. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Sceglie di andare per vie verticali. Ha spazio sulla fascia e passa. Ha provato l'azione individuale senza successo però. È inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco. Tocca con la testa, beffa l'estremo difensore. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E si riparte con due gol di vantaggio. Due gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere. Tiro di Puskas! Hanno trovato il gol! Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scappo al portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Sulla fascia, in profondità. Si libera la grande. Un grande intervento del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Passaggio intercettato. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si fa avanti in territorio nemico. E passa. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro si avvicina a grandi passi, mano in tasca a cercare il cartellino, è rosso diretto, la doccia lo aspetta e sicuramente anche la ramanzina del mister. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. La Spagna dovrà affrontare il resto della partita in 10. Viene la porta, passaggio fantastico, ha spazio per prova a tirare, la sfera è in porta, riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. E hanno completamente riaperto la gara. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cercano l'azione veloce. Tentativo di allungare il gioco. Pau Torres legge bene l'azione, blocca il pallone. Si riprenderà con il secondo tempo. La Romania aveva subito l'iniziativa degli avversari, andando pesantemente in svantaggio.
sono riusciti a scalare la montagna e raggiungere la parità.